Grazie. Allora, questo qui non è un ovino fritto, ma è un controller di quelli che avete sui vostri cellulari, perché vi devo confessare che ora vado in modalità piacione on, e per conquistare il mio pubblico vi devo dire che avevo sottovalutato il camp, e Alessandra e il team di Digital Update ha fatto un lavoro fantastico, secondo me. Non è, cioè, il camp ha funzionato per me non solo per diciamo i talk che ho sentito, che mi hanno insegnato tantissimo, ma anche per la possibilità di fare rete, per il fatto semplicemente che qui in un campeggio, no? Che attorno a una pizza, attorno a un tavolo si chiacchiera, si conosce, si incontra gente interessante. E il secondo aspetto per cui mi ha colpito è che Firenze è donna, è un po', non è la solita narrazione del freelance con partita IVA. Sono quelle che ho visto qui, sono donne toste, sono donne che mi piacciono un sacco, donne con le quali vorrei collaborare per il futuro se fosse possibile. Detto ciò, vorrei applicare il rigoroso metodo scientifico e farvi un paio di domande. Quindi, quanti di voi hanno dubitato delle proprie capacità? Quanti hanno si sono fermati, sono andati in paranoia per degli errori insignificanti? Quanti ci siamo fantastici. Quanti avete provato, avete rinviato ciò che andava fatto per un errore? Siamo in ottima compagnia, siamo in compagnia del 70% delle persone che credono che vengono afflitti dalla sindrome dell'impostore, e che rimandano le loro azioni perché hanno paura del confronto, delle cose da fare. Questo timore investe molte persone. Perché ne parlo? Perché ho visto che è un tema ricorrente nell'ambito dei talk, lo abbiamo toccato in maniera tangenziale più volte in queste due giornate, e poi ha effetto sulle nostre azioni. Pensate, ho sentito in giro che ci sono designer che a 41 anni non si occupano di service design perché sono convinti di non essere capaci. Storico, ho sentito in giro attorno a un tavolo al ristorante. Vi dico un po' di cose. Valerie Young è la persona che negli anni 80 ha riconosciuto le caratteristiche della sindrome dell'impostore e un po' le ha formalizzate, le ha messe su carta. In realtà poi nel 2011 è andata oltre e ha riconosciuto ben 5 diverse tipologie di sindrome dell'impostore. Vi faccio una veloce carrellata, così fate il giochino di identificarvi nell'uno o nell'altro. La prima tipologia di sindrome dell'impostore è il perfezionista. Il perfezionista dice una frase del tipo: avrei dovuto fare meglio, gli errori sono inaccettabili. Il lavoro per lui, per lei deve essere perfetto al 100%, ha difficoltà a delegare, e gli errori sono naturalmente la dimostrazione che non è tagliato per quello che fa. La seconda tipologia è il genio naturale. Dice qualcosa del tipo: se fossi davvero intelligente tutto sarebbe facile per me. Sono persone che credono di dover essere un genio, fissano una barra alta, molto alta, così in alta che è irraggiungibile, non ci si può arrivare, quindi chiaramente falliscono. E quando falliscono, poi peraltro sono anche convinte di dover arrivare al risultato al primo tentativo. La terza tipologia è il solista. Dice qualcosa come: i traguardi che contano davvero sono solo quelli che ottengo da solo. È una persona che non ha bisogno di aiuto, fa tutto da solo, tutto da sé, non lavora in team. La quarta tipologia è l'esperto, e dice una frase come: se fossi davvero intelligente saprei tutto quello che c'è da sapere. Gli esperti misurano la loro competenza in base a cosa fanno e a quanto fanno. Non sanno mai abbastanza, temono di essere scoperti in quanto impostori, e per esempio prima di inviare un CV ci mettono una marea di tempo, devono coincidere esattamente con tutte le caratteristiche, no, del job post, devono essere perfetti al 100%, solo chiaramente non sono perfetti mai, e quindi il CV magari non lo inviano mai. L'ultimo è il supereroe, è un po' assetato di lavoro. Se fossi davvero competente, lui dice,
potrei fare tutto. Lavorano sempre di più per essere all'altezza. Probabilmente il lavoro invade anche la sfera personale e sono dipendenti per la propria convalida, dipendono dalla convalida che viene dal lavoro, quindi tanto più lavorano tanto meglio è per loro. Vi racconto poi di me, perché sono arrivato a studiare sta roba, a leggere due articoli su internet, alla fine nulla di trascendentale. Io per 20 anni sono rimasto così, fermo. Sono rimasto fermo a farmi domande, ero indeciso su quello che dovevo fare. Nel frattempo ho fatto anche due bambine, ma ero comunque assalito da mille paure su che cosa potessero pensare gli altri di me, se ero in grado di dimostrare di essere bravo, se potevo pagare il mutuo. Poi per pagare il mutuo ho sposato un dottore, ma insomma comunque quel problema lì almeno l'ho risolto. È una strategia. E quindi nel 2019 ho cominciato a capire, a tentare di uscire da questo ambiente lavorativo che, insomma, definire tossico e fargli un complimento, e ho cominciato il mio personale percorso di liberazione. Da bravo impostore mi sono buttato a fare corsi di formazione, probabilmente sono della categoria esperto. E facevo corsi di formazione, ma nessuno in realtà risolveva la questione di base, che era una questione di consapevolezza. Io avevo già le possibilità di fare quello che dovevo fare, semplicemente lo dovevo mettere in atto, dovevo muovermi. Quindi più per vie traverse che per vera coscienza sono arrivato a un coach che mi ha aiutato tantissimo, lui si chiama Giovanni Bruni, e abbiamo cominciato a fare delle chiacchierate su che cosa io volevo per davvero. Grazie a lui ho superato degli scogli piccoli e grandi, ho superato una roba come il portafoglio, che era una sciocchezza incredibile, ma a cui uno scoglio diventava la catena degli Appennini, era diventato insuperabile per me. E da qui è cominciato tutta un'altra musica. Ho continuato a investire sull'indagine personale, ho fatto anche un corso con quella signora lì, Nostra Signora delle Risorse Umane, come io l'ho nominata, e per esempio con lei ho scoperto l'importanza di non nascondere la mia, la persona reale nel contesto lavorativo. Io sono sempre io, non avevo bisogno di nasconderlo, semplicemente era sbagliato il contesto lavorativo, motivo per cui anzi, quando lo allini in realtà poi si sprigionano delle energie nuove, perché sei te stesso sempre. E quindi andava bene così. E questa è la ragione per cui, se io sono sempre io, sconfiggere l'impostore è un concetto che non mi piace in realtà. Io preferisco farlo rientrare nella bottiglia come fosse il genio, mettergli dei paletti e parlarne, perché più ne parliamo, più usciamo dalla nostra, insomma, lo sfidiamo, lo usciamo dalla comfort zone, più miglioriamo, più siamo pronti a raccogliere nuove sfide. In sintesi, quello che ho fatto in termini di strategia per superare la mia impasse, che durava veramente da tanto, è stato questo: fare coaching, dividere i grossi problemi in piccoli passi e poi farli, perché una roba di cui restavo vittima era per l'appunto quella di continuare ad analizzare, no? Pensare, a progettare, poi però a un certo punto è necessario fare dei passi. Io vi invito a farli, perché insomma solo così potete raggiungere i vostri obiettivi. That's all.